Ciao a tutti, e come state? Siamo qui per parlare di preghiera, per parlare di preghiera in Santa Teresa di Gesù. Nel mondo cattolico, nel mondo cristiano, praticamente preghiera, Teresa sono sinonimi. Lei è la grande maestra della preghiera, così è stata riconosciuta dalla Chiesa perfino nel momento del suo dottorato, ormai nell'anno 1970, quando è stata dichiarata dottore della Chiesa da Paolo VI, lui ha insistito proprio nel fatto che lei ci ha insegnato i misteri, ci ha fatto conoscere i cammini della preghiera. La preghiera, un'attività comune fra i credenti, anche praticata da altre persone che non sono credenti, che appartengono ad altre religioni. Però la preghiera sempre presenta delle difficoltà, dei problemi, questioni. Teresa cerca di aiutarci e lo fa a partire da una esperienza, la sua esperienza personale. Le cose che Teresa dice sulla preghiera non le ha imparate solo nei libri, ovviamente ha letto libri, si è preoccupata, ha parlato con i suoi padri spirituali, ha parlato anche con le consorelle, con altre persone, perfino con qualche laico sui misteri della preghiera. Però soprattutto la sua scuola non è un'accademia, non è un'università, non è una scuola, la sua accademia è la cappella, il posto dove pregava, il posto dove si incontrava con il Signore. Il cammino di Teresa, il cammino della preghiera in lei, non è un cammino facile, anzi a momenti lei pensava di mollare, di lasciare dietro la preghiera. Perché? Perché non ci riusciva, perché non si concentrava, perché si annoiava. Dice certo nel libro della vita che c'è stato un momento nel quale preferiva lasciare tutto, non preoccuparsi più, perché la sua vita non cambiava. E quindi se non cambiava, che senso aveva continuare lì a pregare se non aveva nessun impatto reale nella sua vita? Dice lei, grande tentazione è stata questa del demonio, perché allontanarsi dalla preghiera e allontanarsi di tutte le cose buone, questo lo dirà San Giovanni della Croce, però in qualche modo riassume molto bene anche il pensiero di Teresa di Gesù. Teresa ci dice, c'erano momenti anche in cui pensavo, quando passerà il tempo dovuto della preghiera nel monastero? Quando l'orologio ci dirà, potete tornare alla stanza, potete tornare ai vostri lavori perché il tempo di preghiera è finito? Così, cammin facendo e in un modo travagliato, lei riesce a scoprire dove c'è la radice della preghiera. E la radice della preghiera si trova nel superare formule, nel superare obblighi, nel superare un'idea della preghiera come qualcosa solo di sacro, di misterioso, in cui ci mettiamo lì dinanzi a Dio a pensare non si sa che. Teresa scopre che il mistero della preghiera è riconoscere che in essa si stabilisce con il Signore un rapporto. E questo deve essere un rapporto di amicizia. Con Dio nella preghiera, per la sua misericordia, per la sua grazia, con l'aiuto del suo Santo Spirito, riusciamo a stabilire con Lui un dialogo come se fossimo dinanzi ad un amico. E così Teresa definirà la preghiera nel Libro della Vita come un incontro tra amici che nel silenzio si dicono quanto vogliono e soprattutto si parlano di amore. Pregare è stare in tempo, occupare il nostro tempo nel rimanere da soli a soli con il Dio che tanto ci ama. Scopre così il mistero della preghiera cristiana e in qualche modo il mistero della preghiera tale come Gesù la praticava. In Gesù la preghiera non è preghiera di supplica, non è preghiera di azione di grazie, non è preghiera e tutte queste cose ovviamente, però non solo queste cose. E queste cose perché è soprattutto dialogo con un padre dal quale Gesù si sente amato. Teresa userà il termine amico, però usa tante altre volte il termine padre, il termine signore, il termine dialogo, il termine ringraziamento. Tutto sotto la categoria dell'amicizia, sotto la categoria del rapporto. Col passare degli anni Teresa perfeziona il suo metodo di preghiera. Teresa si sente ogni volta di più avvolta di questa amicizia. Entra in un dialogo diretto con il Signore, il cui mediatore è sempre Cristo. Teresa ci raccomanda,
quando andiate a pregare, tenete sempre presente, tenete sempre accanto a voi la figura di Cristo. Cristo il vostro amico, Cristo il vostro compagno, Cristo, dirà lei, il capitano dell'amore e perciò anche potremmo dire noi il capitano della preghiera.